Si è svolto domenica lungo tutta la costa vastese, Vasto in Cornice, il terzo concorso di pittura estemporanea. Il tema della gara di pittura era i panorami del mare della città del Vasto, vedute del golfo, trabocchi, scorci marini e cale caratteristiche della scogliera. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Competenze Multidisciplinari di Vasto con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Vasto e in partnership con l'Associazione Consorzio Vivere Vasto Marina e Vasto in Centro. Quinto classificato Carmine Antonio Mazziale, quadro numero 38. Quarto classificato Ercole Fortebraccio, quadro numero 16. Terza classificata Concetta Daidone, quadro numero 15. Secondo classificato Civitarese Antonio, quadro numero 10. Prima classificata Cristina Altobelli con il quadro numero 24. Sì, questo è il terzo anno, diciamo consecutivo, a parte la parentesi del 2000, di estemporanea a Vasto. Quest'anno c'è una particolarità, abbiamo voluto fare un omaggio a Vasto Marina e quindi l'abbiamo fatto su una tratta di 2,5 km, quindi che va praticamente dall'Hotel Acquario per concludersi alla prima galleria. Lungo il percorso sono dislocati oltre 40 artisti di varie provenienze, provengono dalle più diverse regioni d'Italia, dalla Puglia fino all'Emilia, nonché al Piemonte, quindi questa volta abbiamo raccolto il consenso e la disponibilità di artisti provenienti veramente da tutta Italia. Essere una prima esperienza per fare un evento ancora più complesso che riguarda l'intera costa adriatica, quindi della costa dei Trabocchi in particolare, a partire da Francavilla per concludersi di nuovo a Vasto. Sarà una specie di estemporanea itinerante che attraverserà le varie città rivierasche dove insistono ormai le stupende e meravigliose, i meravigliosi trabocchi della costa vastese. Come consorzio siamo ben felici di accogliere oggi la manifestazione di Vasto in Cornice, un connubio tra mare, turismo e bellezza, la bellezza che cerchiamo di diffondere e di promuovere perché abbiamo un territorio splendido e va comunicato. Oggi vedere decine e decine di artisti che dipingono gli scorci più belli della città è un'emozione unica per chiunque sta avendo la fortuna di girare lungo la nostra splendida costa e di vedere tanti artisti all'opera intenti a immortalare per sempre le nostre bellezze. Un evento particolare è l'ACM, l'Associazione per le Competenze Multidisciplinari, al Consorzio Vasto in Centro, Comune di Vasto e Regione Abruzzo. Io mi sono voluta cimentare, mettere in gioco in una delle grandi passioni anche se non è questo quello che faccio nella vita, e quindi mi sono iscritta al concorso e ho dipinto uno scorcio di Vasto Marina, in particolare Casarza, e mi sono divertita tantissimo perché ogni tanto qualcuno che stava in bici lungo la pista si fermava e rimaneva così estasiato, attirato, e mi faceva le domande, orgoglioso di questa iniziativa che hanno organizzato qui a Vasto.